Ciao ragazzi, benvenuti. Vediamo oggi come eseguire in modo corretto una capovolta alla pescatora. Questa tecnica sarà la vostra tecnica preferita ogni volta che vogliate iniziare i vostri tuffi in modo più silenzioso, tipica situazione del pescatore in apnea o del fotografo naturalista, dove ambedue non vogliono avvertire il pesce della loro presenza prima di iniziare la loro azione subacquea. Vediamo adesso come eseguirla in modo corretto. La partenza, come sempre, sarà orizzontale, massimo relax in superficie. Ricordatevi di indossare una muta 5 mm se possibile. Non indossate la zavorra o il neckweight. Questo per non favorire l'affondamento, ma per far sì che il risultato di questo esercizio sia unicamente dipendente dalle vostre abilità motorie e non dalla quantità di zavorra che state indossando. Dalla posizione di massimo relax si cercherà di ottenere il solito spostamento orizzontale tramite una passata di braccia o una ranata con le pinne. Una volta ottenuto lo scivolamento orizzontale, andremo a piegarsici puntando verso il fondo e contemporaneamente sposteremo le braccia in contrapposizione dalla posizione lungo fianchi alla posizione di fronte alla nostra testa. Contemporaneamente alzeremo una gamba in modo che alla posizione verticale della gamba corrisponda la posizione verticale verso il basso delle vostre braccia. Gamba verticale verso l'alto, braccia verticali verso il basso. Questo per far sì che l'idrodinamicità sia ai massimi livelli. Una volta che le vostre palle sono completamente sommerse, potete aggiungere un'altra passata a rana per aumentare il vostro discesa. La posizione finale di controllo deve essere verticale con le braccia lungo i fianchi. Ricordatevi sempre di farvi filmare dal vostro istruttore o dal vostro compagno durante le esecuzioni, in modo da poter riguardare i filmati e mettere in atto tutte quelle piccole correzioni che vi faranno diventare migliori apneisti. Vi auguro un buon divertimento e come sempre una buona pratica.